Pensavamo un attimo di anticipare alcune osservazioni, magari mi metto di là direttamente, che possono aiutare più facilmente la parte poi di discussione. Poi ci lasciamo questa mezz'ora veramente per una chiacchierata. Oggi sappiamo che un po'... Vabbè, scusate, io mi presento perché non tutti mi conoscono. Sono Roberto Barbiero e lavoro con Lavinia in Appa, quindi siamo il gruppo clima dell'Agenzia per l'Ambiente. Allora, più che conclusioni, veramente tracciare qualche linea di indirizzo che ci aiuterà a lavorare nei prossimi mesi e soprattutto adesso di avviare questa discussione. Ci rendiamo conto che oggi la giornata è andata così, dovevamo darci lo spazio per discutere, per parlare delle attività che vengono fatte. Non c'è molto tempo per una discussione aperta, la iniziamo, ci daremo ovviamente del tempo. Quindi, molto velocemente, alcuni appunti che credo si possano un po' riassumere dalla giornata e anche dal lavoro che io e Lavinia abbiamo fatto nel censire veramente le tantissime proposte di intervento che raccolte da parte vostra ci sono arrivate sul tavolo e abbiamo un po' dovuto organizzarle per questa giornata. C'è emersa sicuramente una ricchezza incredibile di soggetti, competenze, attività, ne abbiamo preso atto oggi, quindi è anche un grosso riconoscimento che dobbiamo fare alla vostra attività di ricerca, quindi partiamo da un punto veramente notevole. Questa giornata mi auguro, insomma, sia stata davvero utile per far conoscere e condividere questa ricchezza. Ci rendiamo conto, lo ridico, il tempo è stato poco, l'agenda e le modalità di svolgimento sono un compromesso che abbiamo dovuto accettare per permettere di mettere intanto sul tavolo, metterci a conoscenza di queste realtà. Senza dubbio ci siamo già resi conto che nel censimento di queste attività, soprattutto basandosi sulla parte per lo più di impatto dei cambiamenti climatici su ambiente e settori socio-economici, ha messo già in evidenza qualche gap in termini di conoscenza. Qui ne abbiamo citati alcuni, ma probabilmente sarà da approfondire meglio questa parte. Pensiamo agli impatti su trasporti, industria, insediamenti aerei urbani, la sicurezza e la coesione sociale, turismo. Non abbiamo visto emergere molte proposte da questo punto di vista, così come anche la gestione vera e propria del rischio da pericoli naturali, ad eccezione per lo più della parte alluvioni. Ma sono alcuni primi spunti, questa dobbiamo approfondirla, sicuramente l'analisi anche dei gap, cioè dove non siamo copertissimi in termini di studio, lo dovremo un po' approfondire. I prossimi passi verso la strategia riguardano un po' l'obiettivo 1 che Lavinia stamattina ci ha fatto vedere, rivolti soprattutto compiti che chiediamo al comitato scientifico, quindi quello di fornire il supporto per le basi scientifiche e conoscitive, per la parte clima, e i prossimi passi riguardano appunto l'elaborazione del report sullo stato del clima, come ci ha già ricordato stamattina Lavinia. C'è una parte che cureremo direttamente noi APA e per lo più con Meteo Trentino. Questo lavoro di sintesi degli studi in letteratura è il grosso lavoro che Università DICAM si è preso in carico di fare e abbiamo appunto presentato adesso la collega che aiuterà da questo punto di vista, ma ci sarà anche il lavoro molto importante dello sviluppo degli scenari climatici, da avere come riferimento per il Trentino scenari che poi serviranno per i lavori anche di valutazione di impatto. Sarà un obiettivo in questo lavoro anche quello di coinvolgere altri enti che stanno facendo importanti attività di ricerca e di monitoraggio sul territorio. Sono stati citati anche tanto stamattina i parchi, come la Fondazione Museo Civico di Rovereto. Ci sono altre realtà che vanno coinvolte perché fanno un'importante attività da questo punto di vista. I prossimi passi verso la costruzione della vera e propria strategia, che sarà un po' a conclusione di questo percorso, almeno di questi 3 anni, dobbiamo concludere la parte di rafforzamento delle basi tecnico-scientifiche con la parte relativa per lo più all'analisi delle vulnerabilità e dei rischi settoriali e l'individuazione poi alla fine delle misure, soprattutto quello che riguarda la parte in particolare dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi qui ci aspettiamo davvero un forte aiuto da parte vostra, ma stamattina è veramente emerso tantissimo in questa direzione. E quindi dall'analisi di questi aspetti tecnico-scientifici chiaramente insieme contribuiremo alla costruzione di quello che sarà il documento di strategia provinciale di mitigazione e adattamento che, come ci ricordava stamattina Lavinia, poi
negli elementi cardine delle misure saranno demandati ai piani a livello provinciale, demandati essenzialmente al piano energetico che è già stato approvato e ai piani di settore per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici. Già ci sono alcuni piani che hanno dovuto anticipare delle misure, come il piano tutela delle acque che sta curando Appa, c'è il piano di gestione dei rischi alluvionali che sta curando la Protezione Civile, che già comincerà ad anticipare alcune di queste misure. Il processo partecipativo che abbiamo davanti, abbiamo due elementi che credo siano importanti da ricordare. Il primo riguarda una mappatura che stiamo facendo, credo che sarà molto utile per tutti. Innanzitutto una mappatura rivolta alle strutture della provincia, chi fa cosa in termini di cambiamento climatico, ma vorremmo estenderla appunto a tappeto anche alle strutture esterne, quindi ci avvarremo anche di questo prezioso lavoro che avete già cominciato a fare di censire le attività nelle vostre strutture, ma questo proprio per metterci in un qualche modo tutti a conoscenza di che cosa si sta facendo chiaramente a livello territoriale, anche con i referenti, i responsabili, quindi le persone che ci stanno dietro. Dobbiamo chiudere anche questa mappatura per avere uno stato dell'arte di norme, piani e programmi provinciali che necessitano da questo momento in avanti, anche per obblighi di legge, di includere gli aspetti legati al cambiamento climatico in termini di scenari di futuri, scenari di impatto e via dicendo, e individuare i referenti che abbiamo a livello provinciale in tavoli nazionali e internazionali, per questo è un aspetto anche importante di coordinamento. Percorso partecipativo, stiamo costruendo proprio un documento che metta un po' nero su bianco le tappe verso la strategia di questo percorso partecipativo, che avverrà essenzialmente su due livelli, un livello tecnico-scientifico che riguarda questa platea, ma che poi condivideremo evidentemente con i referenti del comitato scientifico, un livello più rivolto agli stakeholders in generale, quindi pubblico, privato e cittadini. Qui ci avvarremo anche di altri processi che sono partiti in questi anni, si sono conclusi, come il caso della strategia dello sviluppo sostenibile, che adesso è in capo proprio alla nostra struttura d'APPA come coordinamento della sua fase esecutiva, ma che hanno già messo in piedi dei processi partecipativi estremamente interessanti, e quindi vogliamo anche valorizzare metodi e risultati di questi processi. Arrivo a chiudere e comincio a mettere anche delle domande che probabilmente sono aperte, cominciamo magari, potranno emergere alcune riflessioni nella discussione che lasciamo dopo. Ci poniamo il problema di come valorizzare la giornata di oggi in termini di conoscenze acquisite, quindi direi un esempio banale è quello di mettervi a disposizione le presentazioni nel momento in cui ci darete evidentemente la possibilità di poterle condividere, quindi lo chiederemo a ciascuno di voi, la registrazione della giornata che sarà comunque disponibile, quindi per poterla anche rivedere, sono strumenti banali, ma insomma che cominciano a dire come possiamo valorizzare questa giornata. Quali strumenti anche per far circolare le informazioni in futuro? C'è una comunità, sentivo anche chiacchierando al caffè, al coffee break prima, non sapevamo, cioè, di attività che stavano facendo altri. Quindi quale potrebbe essere uno strumento per far circolare meglio le informazioni, che magari possono anche essere richiesto un compito anche da parte nostra, che possiamo fare in termini di questo coordinamento, ma che dalla cosa più banale di una newsletter cominciare a usare questi indicativi dei nomi qua dei presenti, se ci autorizzerete, a far circolare magari informazioni o avvisi di volta in volta. La terza domanda che mettiamo qui è forse un po' spontanea, quella che viene a questo punto: quali sono le attese di questi enti verso nei nostri confronti della provincia, anche guardando uno sguardo un po' più in là al futuro, oltre alla costruzione della strategia che abbiamo come obiettivo, ma anche quelli che possono essere le domande che vorreste rivolgere agli altri enti di ricerca, visto quello che è emerso oggi, secondo me, di grande ricchezza, anche di lavori che già stanno avvenendo in un qualche modo in interazione tra i vari enti, sono emerse tante slide, no, che hanno raccontato questo. Una cosa che vorremmo fare, che prepareremo insieme a Lavinia nei prossimi giorni, sicuramente un questionario online anche per una prima valutazione di come è andata oggi, ma magari anche per cominciare a mettere nero su bianco alcune di queste richieste che potrebbero emergere, che magari adesso saranno anche il frutto di questa mezz'ora di discussione. E chiudo veramente ricordando gli altri due obiettivi
che abbiamo chiesto come provincia al comitato scientifico favorire il coordinamento di iniziative scientifiche e culturali promuovendo progetti e iniziative di collaborazione, così come individuare quei servizi climatici necessari per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenza. Già stamattina sono emerse alcune di queste cose che potrebbero essere veramente, diciamo, giungere ad essere valorizzate molto di più come servizio per il nostro territorio. Abbiamo messo un prossimo appuntamento perché sicuramente ci lavoreremo, però adesso abbiamo, credo, la mezz'ora salva, ho parlato poco. Ok, perfetto, quindi ci diamo questa mezz'ora adesso un po' libera per, prima di proprio di salutarci, per darci un po' spazio. È poco, ci rendiamo conto, ma la giornata aveva un primo obiettivo che era quello intanto di farci conoscere. Abbiamo anche la possibilità per chi ci sente da casa di eventualmente fare domande, però vi chiediamo di farlo nella chat e Elisa ci dà una mano a raccoglierle, altrimenti vi chiediamo veramente con estrema libertà commenti, ma se ci sono anche delle domande aperte rispetto a una giornata di interventi che è stata fatta, quindi da rivolgere ad altri colleghi, approfittiamo di questa mezz'ora. Interventi magari brevi, interventi o domande, giriamo con il per maschera. Permettere a chi è a casa di sentire domande e risposte. Quindi... qualcosa da casa? Sentitevi veramente liberi a riflessione sulla giornata rispetto a queste domande o domande esplicite da rivolgere ai colleghi. Approfittiamo di questa mezz'ora, insomma, non esauriamo qua, ripeto, siamo ben coscienti. Non abbiate paura, tra di noi. Cioè, capiamo il grado di saturazione di informazioni, perché... Voilà, là c'è il primo volontario. Sì, Roberto Zora di FEM. Volevo chiedere se ci sarà una riedizione dell'Atlante climatico anche con mappe, come era stato redatto per il passato. Grazie. Vuoi rispondere subito? No, vai. Ma, allora, l'idea di costruzione di questo report climatico va anche nella direzione di includere queste informazioni aggiornate, quindi... sarà un lavoro che coordinerà in particolare Lavinia, ma l'idea sì, di sviluppare non solo, ma anche di, dobbiamo aggiornare il sito web Clima Trentino proprio perché sia uno strumento in cui queste informazioni siano rese pubbliche il più possibile come proprio servizio climatico. Quindi non appena partirà ci sentiremo anche sia con FEMP che ha una parte delle stazioni, Meteo Trentino ovviamente che è il core business di questa cosa. Però come servizio sul tema clima lo svilupperemo in app, usufruendo innanzitutto anche del sito web, quindi per rendere usufruibili questi dati alla comunità. Ah, scusami. Buonasera a tutti, sono Andrea, ho presentato prima per il Dipartimento di Psicologia, ma la mia natura è di Data Science, quindi credo che per fare ricerca servono dati e sappiamo quanto sono preziosi. Quindi volevo, già ci sono delle iniziative belle, Meteo Trentino, penso che comunque, premetto che conosco solo parzialmente, ecco, questa realtà, però sarebbe interessante forse che qualche ente si facesse, diciamo, portavoce per indicizzare dati che sicuramente sono disponibili da una parte e dall'altra, però magari un atlante anche dei dati a disposizione. Butto lì, così. Aggiungo insomma quello che ha appena detto Roberto, la piattaforma che creeremo con l'aggiornamento del sito web Clima Trentino sarà anche un punto di distribuzione di dati, non tanto dati grezzi, nel senso che chiaramente i dati di Meteo Trentino rimangono dati di Meteo Trentino, sono già attualmente disponibili tra l'altro in formato open data, qua abbiamo anche i colleghi se qualcuno è rimasto, però tutto quello che sarà database climatici sicuramente saranno per quanto possibile disponibili attraverso questo strumento. Ecco, e vi invitiamo anche a segnalare dati disponibili e eventuali necessità di dati. Sì, Mario Pezzotti della Fondazione MAC.
apprezzato molto lo sforzo che tutti gli enti hanno fatto nella mappatura. Forse sarebbe molto meglio adesso, sulla base di questa mappatura, riorganizzare per temi. Perché se riorganizziamo per temi, allora ci capiamo un po' leggermente di più, perché sennò altrimenti ognuno ha fatto l'elenco di tutto quello che fa, è apprezzabilissimo, però forse lo sforzo anche vostro è quello di vedere sulla base di quello che c'è stato nelle presentazioni, di fare una mappatura, quindi in orizzontale, sui temi e capire chi sono gli eventuali, diciamo, attori, e nel frattempo possiamo stimolare tra gli enti le collaborazioni, perché credo che piano piano ci si conosca tutti e si possa costruire insieme una matrice di competenze, di istituzioni e di temi che si possono affrontare. Ottimo, grazie. Credo che questo lavoro della mappatura vada proprio in questa direzione, ma è una prima cosa perché poi avremo comunque bisogno di trovarci anche a tavolino con voi proprio nel momento in cui si avvierà il percorso partecipativo di confronto più tecnico, non solo, ma lo stesso lavoro che adesso sta già iniziando il DICAM va anche in quella direzione. Qui si tratta del materiale di letteratura, ma già diviso per tematiche, però poi dovremo avanzare. Con tutti gli aggiornamenti del caso, questa è una prima parte, lo zoccolo duro del lavoro. Aggiungo solo che abbiamo già in fase, diciamo, preliminare effettuato, insomma, una sorta di mappatura anche per settore, però poi chiaramente si tradurrà in qualcosa di più preciso una volta che attiveremo dei tavoli tecnici che saranno necessari per alcune tematiche chiave, di sicuro. Non ci credo che non ci siano, Esatto, niente da per quello fare. che ci siamo detti anche al coffee break, non ci credo. No, beh, saremo anche stanchi, immagino, però. Qui chiedono, forse sarebbe interessante anche avere una mappatura degli interventi volti a favorire comportamenti pro-ambientali e o di adattamento ai cambiamenti climatici dei cittadini. Sì, assolutamente. Insomma, anche questo penso che sarà di sicuro uno dei temi attorno ai quali cercheremo di strutturare un gruppo di lavoro. Ecco, insomma, il discorso che facevo prima, che chiaramente verranno individuati una serie di gruppi di lavoro più ristretti che coinvolgeranno gli enti scientifici, ma anche le strutture PAT che lavorano sui temi. Io oserei dire, forse in uno stadio più avanzato, anche i portatori di interesse del territorio, per metterci a dialogo anche con loro, processo partecipativo. Solo una idea, sempre sulla base delle mie ricerche, quindi mi dispiace per questo, ma una volta raccolte tutte queste esperienze anche a livello locale nel Trentino, tutte le innovazioni di cui abbiamo parlato oggi, cioè, suggerisco di farne anche un dépliant, un qualcosa per mandare anche ai livelli globali. Perché queste esperienze, le esperienze del Trentino, possiamo anche pensare a come formare i quadri governativi dall'alto in basso, che chiedono sempre input e esperienze locali, appunto per capire come pensare ai quadri globali più adattabili anche loro a livello delle specificità locali. Solo un'idea, ecco, di diffusione. Un'ottima idea e se aggiungo, insomma, già siamo in dialogo come Provincia Autonoma di Trento attraverso non solo dipendenti delle strutture provinciali, ma forse anche qualche rappresentante degli enti di ricerca, ad esempio con i gruppi EUSALP della strategia macroregione alpina, e quindi in questi gruppi di lavoro comunque già stiamo condividendo, esatto, e uno dei focus di lavoro è proprio quello della governance multilivello, sicuramente. Alberto Bellini, Università di Trento. Beh,
Beh, anch'io ho apprezzato molto questa giornata, l'ho seguita dall'inizio, ho visto interventi estremamente interessanti. Secondo me il passo ulteriore da fare adesso è quello che ognuno di noi, cioè tutti quelli che hanno contribuito oggi, provino a pensare cosa possono estrarre dalla loro ricerca per contribuire a migliorare la politica e il clima del Trentino. Quindi questo aiuterebbe molto nell'organizzazione del lavoro che adesso deve seguire e aiuterebbe anche molto le interazioni. Faccio magari uno spot intanto che ci pensate qualche altra domanda, ma no. Beh. Però una cosa credo sia importante ricordare che c'è un importante appuntamento tra il 21 e il 22 giugno, organizzato insieme dalla Società Italiana delle Scienze per il Clima e AISAM, il presidente di AISAM, tra l'altro, è Dino Zardi, che non credo sia riuscito oggi a venire al pomeriggio. Ma queste due giorni saranno dedicate proprio all'approfondimento dell'importanza delle previsioni. Delle previsioni meteorologiche, ma anche climatiche, cioè nel senso degli scenari climatici. Saranno due giorni anche con con invitati in particolare, chi usa le previsioni meteo da una parte e gli scenari climatici dall'altra. C'è una tematica di approfondimento che è previsione del sistema d'allerta, previsioni per la pianificazione e l'adattamento, che è più la parte clima, e poi il problema della comunicazione delle previsioni e la loro incertezza e il valore non solo economico delle previsioni in tempi brevi che a lungo termine. Io credo, siccome c'è una scadenza degli abstract il 22 aprile, vi invito, perché veramente tante delle relazioni che abbiamo ascoltato hanno un senso magari anche ad essere presentate in questa occasione ad altri utenti, perché poi ci saranno utenti che vanno dalla protezione civile agli agricoltori, alle assicurazioni, mondo quindi economico, e credo che sia un'importante occasione anche per far conoscere alcuni dei servizi e dell'utilità degli scenari climatici che vengono già adottate in alcune ricerche vostre. Ma lo dico anche perché ci sarà un momento anche di approfondimento ad invito del direttore dell'Agenzia Italia Meteo, che è Carlo Cacciamani, che farà un aggiornamento proprio in questa mattinata. Ha finalmente avuto firmato il contratto con il ministero competente e quindi Italia Meteo partirà. Lo dico, qualcuno l'ha citata oggi, ma l'Agenzia Italia Meteo diventerà anche un punto di riferimento per la politica dei dati, della gestione dei dati meteo, ma anche climatici per il nostro paese. Quindi non potremo, per fortuna, più dimenticare che ci sarà anche un ambito finalmente nazionale di coordinamento, che sarà un forte coordinamento con gli enti provinciali locali, quindi nasce, finalmente diventerà esecutiva questa realtà, e ci sarà oltre che in presenza la possibilità di collegarsi online, quindi vi invito, c'è sul sito, poi magari mandiamo anche un avviso, approfitteremo della prima mailing list, della prima informativa, ma ve lo ricordo. Penso sia un momento importante e chi ha voglia anche di presentare un poster, un abstract, credo, ripeto, ci sono tante cose azzeccate che avete presentato oggi. Non so se nel frattempo sono emerse altre domande, riflessioni, se no ci avviamo a concludere. Non vedo mani alzate, non so se volevi dire qualcosa. Beh, andiamo a concludere allora. Io credo che ci sia la ovvia e scontata fase dei ringraziamenti. Innanzitutto ringraziamento a voi, perché è stata veramente una giornata ricca, ci è voluta pazienza, ma veramente un contributo penso enorme da parte di tutti e tutte. Un grazie a tutta la parte di organizzazione, quindi al Muse, Lucilla in particolare, che ci hanno condotti, ai colleghi, dove è Elisa, che ci ha dato una mano enorme nella parte un po' dietro, nascosta, ovviamente a noi dell'APA, la Vina in particolare, che ha condotto tutta la giornata, non è stato facile. Il Muse l'ho già detto. Dimentico qualcuno dei ringraziamenti? Presenti, chiaramente. Beh, sì, no, l'ho detto. A noi l'ho detto. No, virtualmente in presenza, primo per la pazienza, perché sappiamo che è stato...
e buon lavoro, perché questo è solo l'inizio, credo, di un lungo lavoro, insomma. Però sicuramente un grandissimo ringraziamento a voi, perché è stato veramente complesso comprimere tutto e ascoltare tutto, e quindi grazie mille per essere rimasti fino alla fine ad ascoltare, per aver collaborato, insomma, a portare a termine questa prima giornata. Grazie. E alla prossima, allora.